È stata la scusa quella di eliminare la piazza, perché eliminati quattro, che ripeto ancora, siamo scomodi, adesso non lo so, perché ad oggi la piazza con quei determinati articoli la stanno facendo con altri lavoratori. Anche cambiare mansione o anche cambiare tipologia di lavoro, perché no? Il lavoro è importante e anche funzionano anche altre mansioni. Ti chiedessero di fare il garzonetto? Sì, sì, anche perché l'ho fatto in questi anni, non è che non ho mai rifiutato, quindi ho sempre fatto. E potresti farlo in un'altra piazza? Certo. Se parte bene il pezzo, viene bene, se parte male, si è perduto al mare. Ogni servente mi prepara il pezzo, proprio c'è il giovane, Daniele, che gli porta il vetro al servente già. Piazza vuol dire che c'è un maestro e i suoi aiutanti che li preparano, li iniziano il pezzo e poi il maestro lo finisce e uno dei suoi aiutanti, diciamo l'ultimo arrivato, no, che si chiama Garzonetto, prende il pezzo e lo porta nella tempera dove viene raffreddato lentamente, perché altrimenti le tensioni del vetro sui diversi spessori provocherebbe la rottura. È un gruppo di lavoro che lavora sempre a stretto contatto, non è facile da sostituire un elemento perché c'è tutta una sinergia, c'è tutta un'organizzazione nel lavoro che fa sì che si ottimizza la produzione e poi ovviamente subentra anche un rapporto di amicizia e di complicità, dove hanno diversi tipi di produzioni, che può essere il soffiato oppure l'artistico. Là sicuramente diventa molto, molto più difficile, perché il maestro che soffia nello stampo non necessariamente è capace di lavorare a mano. Ad esempio qua, su questa scuola qua, c'è uno che ha più o meno la mia età, quindi 50 anni, va bene, che prima faceva il servente e invece adesso fa mezzo il garzonetto e mezzo il teparista. Certo che però ci vuole tempo per integrare le persone su una squadra. È come una squadra di calcio, non è che prende il giocatore e lo butti in campo. E i costi sono gas, che è il 20% la mano d'opera, che è un altro 60% del costo del prodotto finito. Uno a Murano, che adesso viene licenziato, non trova più da lavorare. Tu hai licenziato qualcuno? Sì. Due anni fa, quattro persone. E queste quattro persone poi? Nessuno ha trovato a lavorare.